più sta guardando al futuro per gli altri tre? Sono soddisfatto della mia squadra. Ha lavorato in armonia, con grande senso di responsabilità. Siamo riusciti tutti insieme a coinvolgere gli uffici del comune. Mi pare che ognuno abbia dato molto di se stessi per un progetto di rilancio della città e di recupero su una bella imperia. Mi pare che anche l'emergenza sia stata vissuta con senso di responsabilità da parte dei miei concittadini, quindi sono orgoglioso della mia città e dei miei cittadini. Molta fatica, risanamento dei conti, maggiore attenzione all'ambiente, al verde, grandi investimenti, grandi cantieri. Ecco, qui forse colgo che c'è qualche irrequietezza per tutti i lavori in corso e quindi per il traffico, ma dobbiamo recuperare il tempo, rendere la nostra città più bella. Abbiamo investito circa 72 milioni di euro per rilanciare la nostra imperia. Lo merita la nostra città, che ci hanno lasciato i nostri padri, lo meritano gli imperiesi, perché abbiamo bisogno di creare lavoro. Il lavoro si crea con una città che, essendo accogliente e bella, bene vivibile, possa portare turisti. Se i turisti arrivano, possiamo crescere. Se cresciamo, diamo lavoro ai figli. Le nostre due storie sono l'agriturismo. La parte industriale è praticamente terminata, c'è rimasta una grande azienda che cerchiamo di aiutare per tutto quello che è possibile, di agevolare su quello che compete a noi. E poi c'è il turismo, che ha sostituito le grandi industrie e che deve dare occupazione qualificata ai nostri giovani. Complessivamente sono soddisfatto, ho un'ambizione, che fra 3 anni Imperia possa essere qualificata come una delle più belle città, e lo merita. Soddisfatto, l'unico rammarico che ha avuto è quello della decoro urbano, che per il momento, insomma, Cleano è completamente soddisfatto. Potrebbe cambiare qualcosa dal 16 luglio? Il 16 luglio arriva la nuova società di gestione nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia della città, delle erbacce, delle strade lavate, dei topi, della disinfezione, cioè tutto quello che serve. Ma non basta, ci vorrà un attimo di tempo perché entrino a conoscere la nostra città con i loro problemi, però il capitolato, con l'esperienza che abbiamo fatto, permetterà di migliorare sostanzialmente la pulizia della città. Ma la sostanza però è che i cittadini devono essere più attenti, i cittadini devono riuscire a rispettare la loro città come casa loro, a non buttare le cose per terra, a non fare atti di vandalismo. Quante luci troviamo rotte, anche le più nuove? Quante cose troviamo divelte, pali della segnaletica, cestini per i rifiuti, cioè ci sono troppi vandali che girano. Dobbiamo far sì che ci sia collaborazione, quindi cittadini, se trovate qualcuno che si comporta male, segnalatelo, prima alla persona interessata, e se del caso segnalatelo anche al comune. E nel frattempo, io sono amante degli animali, ma non per questo gli animali possono essere liberi di andare in città, fare gli escrementi sui marciapiedi senza che nessuno dica nulla e fare urinare nelle parti appena sistemate senza avere la bottiglietta d'acqua, che è obbligatorio avere dietro. Allora, amante degli animali, vuoi andare in giro con gli animali? Ti adegui alle regole, se no te li tieni in casa, perché non ti piacerebbe che in casa ti facessero la pipì nel salotto.